Quando quell'automobile che l'avrebbe ucciso ha cominciato a scivolare indietro, Chiara Larsen ha avuto paura. Non ci ha pensato due volte a fare quello che per lei era più giusto e più corretto. È corsa a salvare le sue amichette Emma e Alison, due sorelline di 2 e 1 anno con le quali stava giocando, e ha spinte lontano un attimo prima che venissero travolte, senza riuscire a salvare se stessa, colpita in pieno dell'auto e ferita in modo molto grave. Chiara è morta in ospedale poco dopo, solo 10 anni d'età. La tragedia si è verificata lunedì scorso a Lakeside, in California. Gli investigatori stanno cercando di comprendere perché quel Subaru Mercedes del 99, parcheggiato in una stradina privata in salita, si sia mosso da solo. Un guasto tecnico, un meccanismo usurato, il freno a mano inserito male o ancora altro. È quello che dovranno stabilire le perizie tecniche dalle quali potrebbero emergere eventuali responsabilità del proprietario dell'auto. Chiara è stata una vera eroina. Sarà per sempre l'angelo custode dei miei figli, così come lo è stato lunedì quando ha salvato le loro vite. Queste sono le uniche figlie che potevano essere morte entrambe in un attimo. Chiara è intervenuta come un angelo, ha fatto la cosa che sapeva fare meglio, proteggere le persone che la circondavano. Chiara era come una sorella maggiore sia per Emma che per Alison. Una storia triste, una storia drammatica, una storia di coraggio, una vera e propria eroina in miniatura. Grazie per l'ascolto, il video termina qua.